Incidente oggi, venerdì 10 febbraio, poco prima delle 17 in via Peraglié a Cuceglio. Una Opel Agila, condotta da un pensionato di 88 anni di San Martino Canavese, è uscita di strada e si è ribaltata nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti l'ambulanza del soccorso avanzato di Caluso, la Croce Rossa di San Giorgio Canavese, i vigili del fuoco di Ivrea, di Rivarolo Canavese e i carabinieri. Il conducente, dopo le prime cure, è stato trasportato in ospedale. Non pare grave. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Una vettura si è incendiata nella serata di sabato 11 febbraio intorno alle 19. L'auto era parcheggiata in un capanno garage in via Valle Sacra Cornier. Le fiamme hanno avvolto l'auto e poi si sono propagate quasi subito alla costruzione vicina. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Rivarolo Canavese che hanno domato e spento le fiamme e i carabinieri di Cornier per i rilievi. Non sono stati registrati feriti o intossicati, ingenti danni. Incidente nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio, poco prima delle 14, sulla strada provinciale 13 di Ravusano. Coinvolte due vetture, una Opel Astra e un Audi Q3. La Opel ha terminato la sua corsa contro ad un palo. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Castellamonte e la Croce Bianca del Canavese. Il bilancio è di due feriti non gravi, uno trasportato all'ospedale di Cirié e l'altro ad Ivrea. Il sinistro al vaglio dei carabinieri di Rivara, giunti sul posto per i rilievi. Presente anche il sindaco Giambattistino Chiono. Traffico rallentato. A supporto sono intervenuti la protezione civile di Busano per la gestione del traffico e il personale della città metropolitana.